Venerdì 22 novembre 2013, l'Agenzia Spaziale Europea, ESA, e Thales Alenia Space hanno presentato alla stampa il satellite Sentinel-1A, che verrà lanciato nel 2014 dallo spazioporto europeo di Kourou, nella Guyana francese. All'evento hanno preso parte Lisio Prette, amministratore delegato di Thales Alenia Space Italy, il vicepresidente esecutivo Massimo Di Lazzaro, il vicepresidente della Commissione Europea e commissario per l'industria e l'imprenditoria Antonio Tajani, Guido Levrini, del direttorato ESA per i programmi di osservazione della Terra, e Ramon Torres, project manager di Sentinel-1 per l'ESA. La missione Sentinel-1 è composta da due satelliti e fa parte del programma europeo Copernicus, mirato a fornire informazioni accurate, tempestive e facilmente accessibili per migliorare la gestione dell'ambiente, comprendere e mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e garantire la sicurezza civile. Il satellite è stato realizzato da un consorzio di industrie guidato da Thales Alenia Space Italy. Astrium Germany è responsabile del payload XAR, che incorpora il sottosistema radar centrale sviluppato da Astrium UK. Sentinel-1 fornirà informazioni per i servizi terrestri ed oceanici di Copernicus. In tema di sistemi satellitari, la Commissione europea ha accolto positivamente l'approvazione da parte del Parlamento europeo del finanziamento e della governance dei due programmi europei di navigazione satellitare, Galileo ed EGNOS, per il periodo 2014-2020, che avranno a disposizione un bilancio complessivo di 7 miliardi di euro. Il direttore di Avionews ha voluto porre al commissario Tajani una domanda proprio sul tema del programma Galileo. Il sistema Galileo che comincerà a dare i suoi servizi, lo abbiamo detto al gruppo interistituzionale un paio di settimane fa, darà i servizi a fine 2014, credo, massimo inizio 2015, indipendentemente dal numero dei satelliti, perché già con 6 si possono cominciare a dare servizio, credo che per quel periodo ne avremo già 8 in orbita. Il segnale di Galileo è molto più preciso del segnale GPS. Io sono forse stato troppo entusiasta, però nel corso della conferenza stampa, dopo la presentazione, siamo arrivati a una, con 2 satelliti in orbita, ad una approssimazione di circa anche fino a 2-3 metri. Quindi Galileo è più preciso di GPS, anche perché è più moderno.